Beh, finita questa stagione in NBA, volevo guardarmi intorno, vedere le opzioni e far parte di un progetto importante a livello internazionale, di altissimo livello, e volevo farlo da protagonista, avere un ruolo importante in questo progetto. E quindi, dopo essermi guardato intorno, Baskonia mi è sembrata senza dubbio l'opzione migliore. Ovviamente già conoscevo Baskonia, un club storico, uno dei migliori in Europa da diversi anni. E quindi non ho avuto nessun dubbio e sono contentissimo di essere qui e di iniziare questa nuova avventura. Y bueno, acabada la temporada de la NBA, me puse a mirar un poquito alrededor y quería. Sí. Acabada la temporada de la NBA, me puse un poquito a ver alrededor y quería ver cuáles eran las opciones. Me di cuenta de que quería participar en un proyecto importante a nivel internacional, un proyecto grande, y quería ser protagonista en este proyecto. Entonces, Baskonia, sin duda, era la mejor de estas opciones. Baskonia es un club histórico, un club que ha sido durante años de los mejores de Europa, y estoy muy contento de estar aquí formando parte de este proyecto. Para ti, Andrés, después de 10 años en la NBA, de vivir muchas cosas, tú fuiste elegido en primera posición del draft, ¿no? Es un volver a empezar ahora. Cominciare di nuovo. Dopo essere eletto il primo nel draft della NBA, questo è ricominciare di nuovo per te. È così? Ma diciamo, fare basket a questo livello, al livello a cui lo faccio io, quindi altissimo livello, che si tratti di NBA ed Eurolega. Ogni stagione è sempre la stagione più importante, ogni stagione è sempre la stagione più fondamentale della carriera di un atleta, quindi ogni anno va affrontato, tra virgolette, come se fosse l'ultimo. Bisogna dare tutto, bisogna cercare di migliorarsi, quindi non vedo differenza tra la stagione scorsa, quella prima e quest'anno. Ogni anno è sempre quello più importante. En el básquet, al nivel que yo juego, que es el nivel pues, más alto, un nivel altísimo, cada estación es siempre la más importante. Entonces yo no veo gran diferencia entre unos años y otros. Hay que jugar cada año como si fuera el último, hay que darlo todo de uno mismo y para mí todos los años son igualmente importantes. Andrea, sí, aquí. Bueno, bienvenido, lo primero. Estos años en NBA has estado jugando de cuatro, de ala pívot. Me imagino que ya habrás hablado con Sito Alonso, el míster. ¿Vas a jugar de pívot? ¿Vas a jugar de ala pívot? Ma in questi 10 anni ho giocato anche da 4, molto da 4, ma assolutamente non solo da 4. Ho giocato tanto anche da 5. A Toronto, quando giocavo con Chris Bosh, giocavo molto più spesso io da 5, quindi ho giocato sia 4 che 5 senza alcuna differenza. Poi, oggigiorno, con il basket moderno, nella direzione in cui sta andando, specialmente in attacco, tra il 4 e il 5 c'è sempre meno differenza. Se vedi, i 4 sono sempre più esterni, anche i 5 sono sempre più mobili, quindi in attacco la differenza tra il 4 e il 5 è diventata veramente, veramente poca. Io personalmente mi trovo bene in tutte e due le posizioni, posso giocare sia da 4 sia da 5, poi sarà Sito a decidere ovviamente come usarmi, in quale posizione, in quale momento. Yo también he jugado en 4, no, he jugado en 4, pero no solo en 4, también he jugado en 5 cuando estaba en Toronto, jugaba con Bosch, gracias, sí. También he jugado en 4, pero no solo. Cuando estaba en Toronto jugué también en 5, estaba jugando con Bosch y nos alternábamos. No había prácticamente ninguna diferencia para mí jugar en el 5 o en el 4. Hoy en el básquet moderno las cosas han cambiado y jugar 4 o jugar 5 es prácticamente lo mismo. Los 4 juegan un poquito más externos, los 5 juegan un poquito más móviles. Entonces yo lo importante es que me encuentro bien en las dos posiciones y será sin duda Sito el que decida lo que tenga que hacer. Sí, Andrea. Es muy importante para ti tener ese rol que vienes a desempeñar, que es el de ser un poco la figura del equipo, ser un poco el líder del equipo. ¿Tú quieres desempeñar esa figura? ¿Quieres ser el líder del equipo? Ma so sicuramente di essere una pedina importante all'interno della squadra, però è la squadra che vince le partite, che perde le partite. Uno dei motivi perché io ho scelto di tornare a giocare qua e giocare ad altissimo livello in Eurolega è apposta il concetto di squadra, quindi giocare una pallacanestro di squadra che coinvolga tutti. E poi è ovvio che all'interno della squadra c'è chi è più importante, chi ha più responsabilità e chi ne ha meno. Questa è la chimica dello sport. Poi
però prima di tutto c'è sempre la squadra, cioè sicuramente quello che c'è scritto davanti e non quello che c'è scritto dietro la maglia. E... Sí, sé que soy importante, que sé que tengo un papel medianamente importante dentro de este equipo, pero al final el que gana o el que pierde es el equipo. Y precisamente una de las razones por las cuales yo quise volver a Europa es precisamente ese concepto que tenemos aquí del equipo, ¿no? Dentro del equipo, cierto es que hay gente que tiene más responsabilidad o menos responsabilidad, pero para mí es el equipo lo que cuenta, es lo más importante. Andrea, la NBA es un poco la meca del baloncesto, ¿no? Pero también puede ser una liga muy, muy cruel. En algún momento a lo largo de estos 10 años y quizás especialmente en tu etapa en los Knicks y en Brooklyn, ¿perdiste un poco la pasión por el baloncesto? Hai perduto la NBA può essere anche molto crudele, no? Allora durante questi 10 anni, specialmente quando hai lavorato presso i Knicks, hai perduto la passione? Crudele, non credo che crudele sia il termine esatto. Sicuramente c'è tanta pressione, forse volevi dire, c'è pressione, ci sono tante aspettative, però è normale, a livello, come hai detto te, l'NBA è il livello più alto della pallacanestro mondiale, quindi è normale che ci siano tante pressioni, però la pressione fa parte di questo lavoro. Se uno non sa gestire o non gli piace la pressione, deve fare un altro lavoro, no? Non il giocatore di basket professionista, quindi fa tutto parte del lavoro, ci sono aspetti negativi e aspetti positivi. E... cruel, bueno, no creo que sea el término más exacto, ¿no? Yo lo que sí diría es que hay muchísima presión y hay muchas expectativas, ¿no? Entonces es normal, la NBA es el máximo nivel del baloncesto mundial. Por tanto, forma parte del trabajo de jugador saber gestionar esta presión. Si uno no sabe gestionar esta presión, entonces pues que se dedique quizá a otra cosa, ¿no? Habrá momentos de más y de menos. Has comentado que querías volver a Europa con un proyecto importante. ¿A qué aspira el Baskonia? ¿A qué crees que puede aspirar este Baskonia de Sito? Beh, l'anno scorso è stata sicuramente una stagione ottima per questa squadra. Quindi quest'anno bisogna cercare ovviamente di riconfermare le sensazioni, le prove positive che ci sono state l'anno scorso. Poi penso, l'obiettivo di ogni squadra è sempre quello di o di ripetersi o di fare ancora meglio. Non è che una squadra inizia la stagione sperando di fare peggio dell'anno scorso, quindi la risposta a questa domanda penso sia sempre uguale per quasi tutte le squadre. Dicono tutti che vogliono fare meglio e le aspettative sono insomma, cercare di migliorarsi. Bueno, pues yo creo que Baskonia el año pasado hizo una temporada óptima, muy buena. Este año lo que hay que buscar es confirmarlo, ¿no? Y yo creo que los objetivos suelen ser siempre esos para un equipo, ¿no? O mantenerse o mejorar. Nadie comienza la temporada pensando que lo va a hacer peor, ¿no? Entonces la respuesta yo creo que es siempre la misma para todos los equipos. Siempre intentar mejorar. Andrea, ¿hay quizá cierta presión adicional por intentar mejorar o superar los objetivos alcanzados el año pasado en el Baskonia? C'è una pressione addizionale di più particolare quest'anno nel Baskonia per cercare di fare meglio dall'anno? Ma guarda, come ho detto prima al tuo collega, la pressione c'è sempre. Io non sono il tipo di giocatore o di persona a cui piace fare pronostici, quindi adesso siamo a agosto, quindi non mi sembra molto... insomma porta anche sfortuna e dire cosa possiamo fare, dove possiamo arrivare. La cosa migliore è andare in palestra, iniziare a lavorare e prendere la stagione partita dopo partita, perché comunque sia qualsiasi discorso si fa adesso, noi adesso qua possiamo dire quello che vogliamo, possiamo dire che siamo fortissimi, che miglioriamo tanto, però poi il lavoro è tutto in campo, quindi meglio parlare poco, però fare di più in palestra. Como decía a tu colega anteriormente, la presión va a estar siempre. Entonces, yo no soy una de esas personas, de esos jugadores que le gusta hacer pronósticos, ¿no? Y menos en agosto. Además, eso igual trae malfario, mala fortuna, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, ir partido a partido y, bueno, demostrar las cosas en el campo. Y después, pues, se verá. Andrea, ¿de dónde viene el apodo Il Mago? Il Mago. da Riccardo Pittis. Riccardo Pittis me lo diede 13 anni fa, quindi è un soprannome vecchissimo, e me lo diede Riccardo Pittis nel primo anno della Benetton Treviso.
Viene del primer año en que estuve en la Benetton Treviso, me lo dio Ricardo Vitis hace 13 años, es muy viejo, como mote. ¿Crees que te puede costar adaptarte un poco, sobre todo al principio, el cambio de lo que es la NBA, llevas muchos años allí, el salto cambio de la NBA al baloncesto europeo? Sí e no. Sicuramente ci sono delle cose, delle differenze a cui devo riabituarmi, però comunque in questi 10 anni di NBA ho sempre continuato ad avere esperienze con la nazionale, quindi nella pallacanestro FIBA europea. Però sì, su alcune cose dovrò sicuramente lavorare in maniera più costante per riabituarmi, insomma, al basket europeo partita ogni settimana. Però non lo vedo come un problema, ecco. Pues sí y no, esa es la respuesta. Hay cosas, hay diferencias a las que me tengo que rehabituar, ¿no? Pero bueno, durante estos 10 años que he pasado en NBA, pues, también he tenido una cierta experiencia en la Liga FIBA, ¿no? Con la selección italiana. Entonces hay algunas cosas que tendré que trabajar de manera un poquito constante, por ejemplo, los partidos todas las semanas en Europa, pero eso se va a hacer. Has hablado con compañeros que han estado aquí en Vitoria, no sé si con Pablo, con Prigioni, con Calderón. Che ti hanno contato, che ti hanno detto? Si è parlato con ellos? Sì, no, certo, ci ho parlato, specialmente con Pablo prima di firmare, ma anche con Calderon, con cui ho giocato tantissimi anni. No, ti parlano ovviamente tutti benissimo di Vitoria. Penso che per loro, specialmente per Pablo e Calderon, Vitoria sia stata veramente, insomma, il punto di partenza e rimane sempre il punto di riferimento e la squadra più importante. Pues sí, he hablado con ellos, he hablado sobre todo con Pablo y con Calderón, con Pablo bastante, y bueno, pues hablan todos muy bien de Vitoria. De hecho, para todos ellos, y sobre todo quizá para Pablo y para Calderón, ha sido el punto de partida y sigue siendo el punto de referencia para ellos. Has hablado antes de que fichara por el Baskonia con Shane Larkin, el que ya jugaste con Knicks y con Knicks en él. Sì, ci ho parlato. Ci ho parlato durante questo periodo, anche prima che lui firmasse qua. Con Shane sono molto amico, siamo ottimi amici, ci troviamo molto bene in campo, abbiamo giocato insieme 3 anni. Quindi sì, lui ovviamente ha tante domande, essendo un giocatore americano che sta qua, quindi cerco di farlo ambientare, cerco di aiutarlo a ambientarsi qua nel ritmo europeo, perché per lui ovviamente è un'esperienza completamente nuova. Comunque è un ottimo ragazzo, è contentissimo di stare qui, è un giocatore che potrà veramente darci una mano incredibile. Pues sí, he hablado con él no solo durante, sino antes incluso de que firmase, porque nosotros somos amigos. Hemos trabajado 3 años juntos y además en el campo me entiendo perfectamente con él. Y además que es americano, es el único americano que está ahora por aquí. Entonces, bueno, pues se tiene que habituar también a Europa, que es una cosa nueva para él. Y es un chico fantástico, es un gran chaval y está muy contento de estar aquí también.